volume e il contenuto della comunicazione sono stati oggetto di confronto congiunto con tutti i soggetti che la Commissione ha interpellato. Nel primo caso, appunto, la relazione è stata data a tutti i soggetti che noi avevamo sentito nel tempo e abbiamo detto a tutti: queste sono le conclusioni a cui noi siamo arrivati, però vogliamo sentire da voi se corrispondono alle preoccupazioni che ci avete trasferito, e tutti ci hanno confermato questo. La stessa cosa è stata nella seconda comunicazione, dove nella riunione congiunta ci hanno fatto fare qualche precisazione perché non fossero interpretate malamente certe affermazioni, in particolare proprio quella che è stata precisata nella comunicazione, che quando si segnala che un'attività di un certo settore ha presentato determinate fattispecie di magari di problematica, non significa che quel settore è un settore da attenzionare in sé. Cioè, è scritto proprio nella comunicazione questo, e questo è stato chiarito. Questo ci tenevo a dirlo perché, fra l'altro, la modalità con cui la Commissione ha lavorato è stata una modalità strettamente connessa continuamente col dettato legislativo, che dà alla Commissione determinati compiti ma altri no. Ad esempio, non ha nessun compito di indagine la Commissione, se non quella di ascoltare gli uffici che sono preposti al controllo. Ecco, questo lo volevo dire perché dire vogliamo vedere, sentire tutto quello che vi hanno detto in Commissione, oppure sentire anche membri di Commissione che dicono noi diremo tutto, eccetera, non c'è molto da dire, ma sicuramente tutto questo sarebbe sia da una parte del Governo sia anche da una parte della Commissione in violazione di legge, quindi ci tenevo a dirlo. Per il resto ci sarà modo anche dopo nell'articolato di riprendere, perché le preoccupazioni sulle licenze, sul sistema societario e sui controlli preventivi sono contenute fin dalla prima relazione.